Cronache Trevigiane vi sta raccontando questa missione che abbiamo definito di sistema dell'economia del Veneto, che si è dipanata con vari incontri istituzionali. Andiamo a scoprire l'interesse che ha destato tutto ciò nell'assessore di Regione del Veneto, Roberto Marcato. Devo dire che dai colloqui intercorsi, dai contatti che abbiamo avuto qui con i rappresentanti istituzionali, con la Camera di Commercio di Dubai, ho trovato davvero un grande interesse nei confronti dei nostri prodotti, dei nostri servizi, della nostra capacità di fare, della nostra manifattura. Ho trovato davvero molto interesse e sono rimasti affascinati poi dalle immagini che raccontano la nostra terra. All'orizzonte dunque una prospettiva vivace per le attività produttive, sfida da affrontare solamente attraverso sinergie trasversali. Istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori insieme per essere agevolatori di sviluppo economico. Questo dobbiamo fare con i contatti che abbiamo qui e li abbiamo con la Camera di Commercio qui con Promex. Noi dobbiamo essere dei facilitatori di impresa e portare il modello Veneto, portarlo qui. Anche in Veneto dobbiamo essere un po' più coesi nell'immaginare che tutti assieme si fa molta più strada. Tutte azioni sviluppate mantenendo a fuoco il tema della sostenibilità. In Veneto sostenibilità significa attenzione all'ambiente, ma sostenibilità economica. La sostenibilità, appunto, rischia di diventare un ambientalismo ideologico che non ha nessun futuro. Noi dobbiamo essere rispettosi dell'ambiente, ma questo rispetto all'ambiente deve diventare un'opportunità economica. Solo così possiamo parlare davvero di sostenibilità. I veneti l'hanno capito, gli imprenditori veneti l'hanno capito e questa è una sfida davvero interessante che noi possiamo vincere con grande forza.